Salve a tutti! Oggi video sulla Cameo, logicamente 3. Non vi sto neanche più dire tutte le volte perché ora in avanti saranno esclusivamente solo per la Cameo 3. Quindi vi faccio vedere come usare due accessori contemporaneamente, cioè un taglio e una scritta. Ma voglio complicarmi la vita, quindi ho deciso di mettere nella scritta, dentro la scritta, un riempimento. Intanto scriviamo la parola e prendo il testo, il testo, e scrivo, mettiamo Cameo 3, visto che facciamo questa, seleziono e scelgo un font che mi piace. Ok. Anzi, lo facciamo un pochettino più grande. Come sappiamo, ci sono due modi per riempire. C'è quello con la bossa, quindi se apriamo la finestra bossa, questo è riempi bossa. In questo caso dovrebbe essere un font molto più grosso e vedremo il riempimento, ma non mi piace in questa maniera qua. Quindi come facciamo? Io vado nella finestra dell'offset, tenendo selezionato la parola metto un offset interno con arrotondamento e metto un valore basso, in modo, vedete che mi sta riempendo, vedete? E faccio inserire e ripeto questa operazione finché non mi soddisfa il riempimento. Quindi fatto il riempimento, noi raggruppiamo e dobbiamo dare alla scritta un contorno per poi essere tagliata. Quindi in questo caso, sempre tenendo selezionata la parola, diamo un offset esterno e metto come valore 3 e facciamo inserire, ed ecco qua il contorno che poi verrà tagliato. Ah, mi raccomando, questo deve essere separato dalla, cioè non deve essere raggruppato. Quindi andiamo nelle impostazioni taglio e vedremo, selezioniamo nello strumento 1, che è questo, e qui ci va solo ed esclusivamente la lama autoregolante. Quindi io ora lo faccio con la lama autoregolante, però se aveste messo una lama della Curio 2 andrebbe bene lo stesso e taglierebbe, ma potreste metterlo sia qua che qua, quindi non ha importanza, mentre la lama autoregolante va esclusivamente nello strumento 1. Quindi usando la lama regolante clicco strumento 1 e clicco nel contorno, mentre se voglio scrivere clicco la parola in mezzo e metto strumento 2. Allora, nello strumento 1, scusate, mi sono dimenticata, dovete mettere il cartone, e almeno in questo caso io uso un cartoncino, e dovete mettere, mi raccomando, dalla finestrella auto regolante, automatic blade, che poi setterà tutto da solo. Voi l'importante è che mettete questa. Mentre nello strumento 2, che sarà la penna, dovete mettere da questa finestrella di qua, dovete mettere penna da bozzetto. Penna da bozzetto o per schizzo. Vedete? Ora, fatto questo, noi dovremo dare invia silhouette. Ora io andrò nell'altra stanza perché, come sapete, la uso con il Bluetooth e vi farò vedere come scrive e come taglia. Eccoci qua. Allora, dobbiamo mettere la lama autoregolante e la penna per scrivere. Io in questo caso metto una stress pen
però potete mettere benissimo una vostra penna con il pen holder, che è questo affarino qua. Si mette la penna qua e poi si mette nell'apposita guida. Però oggi, come ho detto, io uso una stretch pen, che anche questa trovate nel sito di Simone, creativamenteplotter.it. Allora, se vi ricordate, nel software abbiamo detto che la lama autoregolante va sempre ed esclusivamente nel primo, perché ha la sua guida e blocchiamo, mentre la stress pen la mettiamo nell'altra guida, inseriamo e blocchiamo. Ora accendiamo la Cameo. E inseriamo il nostro tappetino con il cartone. E ora io andrò dall'altra parte, dall'altra stanza, a dare invio a Silhouette e vediamo che succede. Ed ecco qua che mi ha scritto. Ora scarichiamo il lavoro, vedete, con la scritta riempita e tagliata. Ecco qua, ecco qui, vedete, scritta riempita e abbastanza riempito. Io poi non ho dato tante volte l'offset perché mi piaceva anche così. Bene, io spero che questo video vi sia stato di aiuto. Se ho dimenticato qualcosa, fatemelo sapere. Per ora è tutto. Io vi saluto e al prossimo video. Ciao!